così bello, vero? È così comodo. È così comodo. La libertà c'è. Si vive in un regime di libertà. Però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io vi auguro di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Le parole che avete sentito erano tratte da un discorso di Calamandrei ai giovani, è un discorso che a mio parere è quanto mai valido anche adesso. Adesso vorrei leggervi le parole che ha scritto il professor Alessandro Pace, che è professore emerito di diritto costituzionale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma, che dice: il prossimo Presidente della Repubblica Italiana. Il prossimo Presidente della Repubblica rappresenterà con dignità l'unità nazionale e tutti gli italiani. Tutelerà con fermezza l'indivisibilità della Repubblica. Le prerogative di cui si avvarrà saranno soltanto quelle tassativamente indicate dalla Costituzione, nella consapevolezza che al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, il capo di uno Stato repubblicano è un cittadino sottoposto alle leggi come tutti. Si avvarrà del suo potere di esternazione solo quando questo sia strumentale all'esercizio delle sue attribuzioni costituzionali. Nell'esercizio trasparente delle sue funzioni si ispirerà ai principi e ai valori della Costituzione e li tutelerà, anche opponendosi con intransigenza ai tentativi di riforma che fossero in contrasto con i suoi principi fondamentali, o col procedimento di revisione previsto all'articolo 138. Rispetterà la dialettica politica e riconoscerà nel Parlamento il massimo, ancorché non esclusivo, depositario della sovranità popolare. Garantirà tanto le opposizioni parlamentari e le forme di democrazia diretta, quanto le autonomie regionali e locali, nella ferma convinzione che la sovranità popolare deve essere esercitata sempre e soltanto nelle forme e nei limiti della Costituzione. Credente o non credente, non manifesterà mai pubblicamente la sua professione di fede o il suo agnosticismo. Rispetterà laicamente il fenomeno religioso e tutte le confessioni religiose, di nessuna delle quali sarà succube. Sarà vicino ai cittadini nei momenti di gioia e di dolore, nonché alle loro preoccupazioni, sollecitando nelle forme più opportune l'intervento dei pubblici poteri. La storia personale e politica di Emma Bonino ci dice che questo sarebbe il prossimo Presidente della Repubblica Italiana se ad essere eletta al Parlamento in seduta comune fosse Emma Bonino. Alessandro Pace. Grazie.